Le tradizioni vanno rispettate, quindi come aprirebbe solitamente il buon Gianfranco Di Gennaro, diciamo un bel amici del motorsport, buonasera, rientro da queste ferie estive e apriamo con due ospiti che sono già stati comunque nostri ospiti in questi studi e sono Nicola Fiore e Filippo Nannetti che sono reduci appunto dal rally di Regello, quindi avranno di che raccontare. Ora, siccome io ho un debole per i copiloti, per i navigatori, quindi io partirei subito da Filippo Nannetti e farei raccontare questa esperienza al Rally di Regello al fianco di Nicola Fiore. Ma diciamo che è nato un po' tutto per scherzo. Eravamo al mare e Nicola l'ha buttata lì, dice si fa il Regello con la 2000. Cioè, vi siete trovati per caso sotto l'ombrellone in spiaggia e è venuta No, fuori non questa proprio cosa? per caso, però ci siamo trovati parlando, lui ha esordito con questa cosa. Com'è andato il rally di Regello? Beh, diciamo positivo perché siete rientrati nella top 10, una seconda posizione di classe, dietro comunque a un pilota come Roberto Tucci, che sicuramente comunque avrà avuto anche a Certo, costa meno disposizione tutto. una vettura diciamo un po' più fresca della vostra Abarth Super 2000. Roberto Tucci ha fatto una bellissima Sì. gara considerando anche la sua prima volta con quella macchina, quindi ha fatto dei tempi che veramente erano sbalorditivi. Ha vinto anche una prova, quindi non c'è da dirci nulla. Complimenti a Beh, Roberto. voi non sarete partiti sicuramente per far vincere Roberto Ducci, ci avete provato chiaramente e avete fatto il possibile. Comunque è sempre una top 10, è sempre un gran risultato, direi. Sì, certo, considerando che io non è che sia un grande navigatore, insomma, e quindi è stata anche un po' una scommessa con me stesso. Tanto devo ringraziare Nicola per avermi dato questa possibilità, perché insomma, salire su una macchina del genere non è da tutti i giorni. E si è fidato di me, io mi fidavo di lui ciecamente. È stata una gara un po' anche in crescendo, considerando che anche lui era 2 anni che non montava su quella macchina. Io mi sono divertito come un matto, penso che si sia divertito anche lui. Ero un po' in suggestione quando siamo partiti perché pensavo di non essere all'altezza di navigare un pilota con una macchina del genere, invece poi insomma me la sono abbastanza cavata, diciamo, dai. Su questo vorrei farti una domanda, Nicola. No, solitamente, non so, è un po' un dubbio che mi sono sempre chiesto. Avere al tuo fianco un navigatore che comunque è anche pilota, perché in alcuni frangenti hai partecipato, da pilota, ti può creare qualche problema nel dire, beh, ho impostato una curva, lui come l'avrebbe affrontata? Oppure solo un. No, parte, eravamo partiti con un discorso. Io ero tanto, non provavo la macchina, era 2 anni che la macchina era, cioè, che da me non veniva guidata assolutamente. Parlando con Filippo, ho detto, lo so che è un pilota come me, un mio cliente, un amico e tutto, ho detto, proviamo a fare il Regello insieme, è una gara che conosco già, non ci siamo messi un risultato davanti, ho detto proviamo, anche perché la macchina è stata finita venerdì sera, infatti ringrazio i miei ragazzi che hanno messo, che non è mancato niente, tutto a posto. E niente, è andata bene così, ci siamo divertiti, l'importante è quello. Lui è stato bravissimo nel suo ruolo di navigatore nonostante faccia il pilota. Tu hai usato ora questo termine cliente, oltre che amico, anche un cliente. Quindi questa doppia veste tua come pilota e come preparatore, quindi imprenditore. Parlaci un po' di queste differenze, perché beh, domenica eri con tutto rispetto a Sì. divertirti. Il lavoro da imprenditore è tutt'altra cosa nel mondo Certo. dei rally. Infatti rispetto a prima, che facevo 10-15 gare l'anno, infatti anche l'esperienza un po' ti manca, cioè ti manca, ti dimentichi un po' di cose perché segui sempre i clienti in campo gara e noi siamo sempre fuori quasi tutti i fine settimana con 3 o 4 macchine, quindi sei sempre dietro al cliente e il lavoro da imprenditore nel settore rally è un lavoro molto impegnativo, deve quadrare sempre tutto, il cliente deve essere sempre accontentato. Abbiamo corso a Regello, eravamo impegnati anche in Val d'Aosta con 2 macchine, quindi c'era della Maggiora con noi, che è un nostro caro cliente amico, e amico anche lui. Ci siamo divertiti, poi lui ha avuto un piccolo problemino, ha dovuto abbandonare la gara, però era, diciamo, nata così per andarsi a divertire tutti insieme. Beh, non so se ti piace il termine patron, tu sei l'anima comunque di Rally Experience. A questo punto arde in noi il desiderio di sapere quali sono le vetture che metti a disposizione nel rallismo. Allora, Rally Experience ha a disposizione della clientela, vabbè, un Abarth Grande Punto Super 2000, poi abbiamo Clio Super 1600,
abbiamo due Clio R3 e abbiamo le due nuovissime 208 R2, parco macchine medio-alto, diciamo, non abbiamo ancora comprato le R5, ci stiamo pensando, ora guardiamo a fine anno, anche perché ora ce ne iniziano a essere anche quelle. Ecco, incuriosisce molto questa Abarth appunto Super 2000, che te so da fonti certe che tratti proprio come il gioiello nella tua factory. Beh, secondo te è stata un po' snobbata, si poteva fare di più da parte della casa madre su questa vettura? Allora, il problema di Abarth è un grande marchio, è una grande macchina molto professionale, chiaramente una macchina molto più difficile rispetto a un Peugeot 207, rispetto a una Skoda, va saputa guidare al 110%, va bene? E non tutti sono capaci di guidare al 110%, compreso il sottoscritto. È una macchina che, se viene guidata, si va molto più forte rispetto a quell'altra. L'unica cosa, è stata abbandonata a se stessa, come tutte le Abarth fanno purtroppo un percorso e poi vengono abbandonate, non so ancora il motivo, se sono degli interessi oppure perché devono lanciare delle cose e poi smettono, perché come affidabilità, come meccanicamente, come la macchina è montata, è una macchina che non ha nulla a invidiare a quelle altre macchine. Beh, dalla tua azienda sono passati nomi come Gabriele Lucchesi, suo figlio Christopher, che adesso sta avendo dei buoni risultati con Infenerighi. Sì. C'è un pilota che ha lasciato più il segno con le tue vetture? Vabbè, Gabriele Lucchesi innanzitutto, a parte che è anche un amico, io lo reputo parte integrante della Rally Experience, è sempre con noi. Suo figlio Christopher ci viene a dare una mano anche in assistenza, come anche Angelo era presente, ha aiutato a finire la Grande Punto e la 1600, è sempre presente nei nostri test. E poi abbiamo tanti clienti che si stanno affezionando a noi, che con noi stanno bene, sia a livello tecnico, sia a livello professionale e amichevole a livello di sotto la tenda. Ecco. Ecco, Filippo, stasera è un abbassamento di voce, diciamo subito, non è per colpa della nostra aria condizionata, no, ma è colpa di Nicola Fiore, vero? Diciamo che un po' l'adrenalina, un po'... Ti ha portato ad urlare, diciamo. Quindi, diciamo, un po' consumato la voce domenica. Gli avevo messo la pila dell'interfono apposta. Ti hanno visto più provato di quando fai il pilota, mi dico. Sì, 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 quello sì, perché io... Penso che il navigatore sia un ruolo molto più difficile rispetto al pilota, perché il navigatore secondo me ha molte più responsabilità e se sbaglia, diciamo, è molto più additato rispetto, certo, al pilota, e questo ti potrebbe anche mettere in soggezione. Ok, Filippo, stiamo parlando comunque, oltre che di un pilota, di un navigatore, una persona molto appassionata, almeno per quello che lo conosco. Beh, nel quotidiano... Chiunque di noi ha sentito parlare di questo gruppo WhatsApp Rally Passion, io vi dico subito, sono stato invitato, ho partecipato credo un paio di mesi, poi ho dovuto purtroppo abbandonare perché veramente non mollano mai questi ragazzi, tanta passione ma non mollano mai, quindi te sei uno comunque dei fondatori di questo gruppo. Sì, ora uno dei fondatori no, però insomma sono... Però ci sono grandi nomi all'interno, sì, tra l'altro. Sì, certo, certo. Facciamo, salutiamoli, facciamo anche qualche nome di questo... Ma c'è Gabriele Tognozzi, c'è un pilota elbano, il grande Stefano Coppola, c'è Maurizio Morelli, c'è un grande appassionato Paolo Chiti, che veramente lui è una Bibbia del rally. C'è Matteucci, ci sono diversi. Sì, 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 sì. Ora tutti si parla quotidianamente di rally qui. Esatto, quindi il problema, esatto. Quindi qui il problema della è storia, il problema è la notifica, capito? Perché sì, ma anch'io infatti l'ho messo silenzioso. Silenzioso, però, capito, ugualmente. Non riuscivo, per quanto era giornata, non riuscivo. Sì, tuo padre, chiaramente, che è stato qui nostro ospite. Beh, a questo punto la domanda è questa: ripeterete l'esperienza? È stato solo una parentesi? Ora vedremo se facciamo il Monte Carlo insieme. Veramente, guarda, noi ti prendiamo. Però non lo sapeva ancora lui, lo dico stasera. Benissimo, guarda, è già, è ancora più pallido. Si scivola meglio, però con due ruote motrici, almeno siamo ancora più in difficoltà. Beh, ecco, la decisione di partecipare con la Abarth appunto Super 2000, tu hai fatto grandi risultati, ottimi risultati con la Clio R3. Scaturita da questo, comunque, da questo elenco iscritti che era importante, perché sì, a Rigello per la decima edizione abbiamo visto un bel... C'erano tanti macchinoni. La decisione di correre con l'Abarth Grande Punto è venuta fuori già da un po', perché l'anno scorso feci il Val d'Aveto, quindi poi non riuscii a usarla. Poi successe l'incidente a Pistoia, la macchina capottò,
ho deciso di rifarla con calma, di non, forse la levo anche dal parco noleggio della, della Rally Experience. Ho detto me la tengo, ci corro io, Reggello 2017 lo faccio con la Punto, e il Reggello 2017 abbiamo fatto con la Punto. Beh, una volta dicevamo, tu sei fiorentino, parlavamo di Firenze come provincia un po' avversa ai rally, no? Firenze solo calcio, solo fiorentino. Fiorentina però i dati alla fine dicono il contrario, perché lo zoccolo duro non c'è solo a Lucca, ma a questo punto no, a Firenze. No, no, c'è anche a Firenze. C'è anche a Firenze. Sì, c'è anche a Firenze. La cosa bella del rally Reggello, secondo me, era farlo partire, però capisco la logistica, tutte le varie difficoltà e tutto, farlo partire a Piazza di Michelangelo come qualche anno fa, che era veramente come scenario ancora molto più bello, anche se è bello comunque. Beh, magari potrà tornare in questo scenario, ce lo auguriamo perché gli organizzatori stanno lavorando bene. Non so se abbiamo sforato come tempistica, ma questa è la mia prima intervista, quindi vi invito a inviare una mail a redazione@toscanatvmotori.it se non volete più vedere le interviste da me redatte con gli ospiti. Quindi, a parte gli scherzi, io vi saluto, salutiamo Nicola Fiore e Filippo Nannetti, ci ha fatto molto piacere. Grazie. Ciao, grazie. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Alla prossima, ciao.